Benvenuti a questo mio secondo tutorial sul manuale tecnico Caffè Verde in un libro, scritto a due mani col mio amico e collega Alberto Poloiaz, che è un manuale tecnico e didattico inerentemente a tutti gli argomenti utili ed indispensabili per chi vuole addentrarsi con più conoscenze nel mondo del caffè verde e per chi vuole affrontare le certificazioni del Coffee Skills Program della SCA Green Coffee, livello basico e intermedio. In questo tutorial ho il piacere di raccontare il capitolo della piantagione del caffè e di come dalla fioritura si ottiene il chicco di caffè, così tanto amato in tutto il mondo e che tutti noi sostanzialmente prendiamo nel momento in cui beviamo e ci prepariamo la bevanda. La fioritura del caffè avviene generalmente nei paesi d'origine una volta all'anno. Una volta all'anno perché la pianta del caffè, che è una pianta di sottobosco, dopo un periodo di siccità, che generalmente succede nei paesi tropicali, è stimolata a produrre la fioritura. La fioritura che nel caso dell'arabica ma anche della canefora avviene attraverso dei fiori, la produzione dei fiori bianchi, che hanno un profumo molto intenso e dolce che ricorda quello a cui noi magari siamo più abituati, ovvero sia del gelsomino, che dura solamente 2-3 giorni e che è in grado di essere impollinato in questo breve periodo per poi dar modo alla pianta di produrre il frutto, la drupa, ovvero sia la ciliegia. La caratteristica che sottolineo e che è importante da sapere sulle due specie arabica, ovvero sia la specie arabica e canefora della famiglia delle rubiacee genere Coffea, che riguarda i fiori, e in particolare quella che l'arabica si autoimpollina, self-pollinated. Nell'arabica di conseguenza in una piantagione di caffè si possono avere delle piante tutte della medesima varietà e queste si autoimpollineranno autonomamente. Di conseguenza, grazie al vento, grazie a semplicemente la caduta del polline dai fiori che stanno nella zona alta dell'albero e su quelli sottostanti, quindi per caduta, e ovviamente per opera anche degli insetti, in particolare delle api, la pianta di caffè arabica è in grado di autoimpollinarsi in questi solamente 2-3 giorni quando i fiori sbocciano. La canefora necessita di altre piante, quindi di pollini differenti rispetto a quelli propri di una singola pianta per essere fecondata e di conseguenza per poter produrre il frutto. Di conseguenza anche qui il vento e in particolare l'azione trasportatrice degli insetti, quello che noi conosciamo e che spesso viene utilizzato anche nelle piantagioni di caffè per questo motivo, che sono in realtà le api. Il fiore di caffè in realtà non sboccia solamente una volta all'anno, ma è quella singola fioritura una volta all'anno, che poi è subito seguita da abbondanti piogge, che è in grado di portare poi avanti quella che è la maturazione delle ciliegie. Nella mia piantagione in Honduras, Finca Rio Colorado, mi è capitato, visitando la piantagione anche in periodi in cui non ci doveva essere o quella fioritura che poi porta a maturazione in frutti, ho visto molto spesso drupe in maturazione ancora verde e magari dei fiori sporadici che sono ovviamente stati stimolati da un breve periodo di siccità, ma che poi non riescono in qualche modo a portare avanti la maturazione della drupa per mancanza per esempio di acqua o di una fertilizzazione adeguata. La pianta di caffè è una pianta di sottobosco, gradisce quindi un clima ombreggiato ed è per questo motivo importante che la pianta di caffè, soprattutto per la produzione di un caffè di grande qualità, di avere degli alberi ad alto fusto in grado di produrre un'ombra tale
da proteggere le piante di caffè dalla presa diretta della luce e del sole per tutto il giorno. Questo in particolare determina il fatto che il metabolismo della pianta, essendo la pianta all'ombra, non viene sollecitato così tanto come quando la pianta è a pieno sole e ciò permette a questo metabolismo di non essere troppo accelerato, quindi di non utilizzare tutti gli zuccheri che riesce a sintetizzare grazie alla fotosintesi e quindi riuscire a immagazzinarli nel seme dei loro frutti. Questa maggiore concentrazione di zuccheri e di altri composti chimici che il metabolismo un pochino più lento delle piante che crescono all'ombra è in grado di fare permetterà di ottenere in tazza, in particolare con l'assaggio alla brasiliana, cosiddetto, ovvero sia in cupping, una qualità di quella produzione maggiore rispetto alla stessa pianta se fosse stata coltivata a pieno sole. Questa è una nozione importante che ci permette di differenziare subito le piantagioni al sole e all'ombra e di classificare anche la qualità del caffè in base all'altitudine. Arabica è una specie botanica che gradisce altitudini più elevate rispetto alla canefora, ma queste altitudini elevate, ovvero sia proprio di piantagioni in alta montagna e che superano i 1000 metri sul livello del mare, permettono alla pianta di produrre un seme dalle caratteristiche fisiche differenti rispetto a dei semi che sono coltivati ad altitudini più o meno elevate, ovvero sia la densità. I chicchi di caffè prodotti da piantagioni così elevate sono più densi e questo è una caratteristica che in qualche modo si correla anche alla qualità in tazza, perché generalmente chicchi di densità più elevata hanno una qualità in tazza rilevabile, valutata tramite l'assaggio in cupping più elevata rispetto ad altri caffè. E questo è dovuto non solamente al fatto della densità, ma anche dall'escursione piuttosto notevole termica tra giorno e notte che avviene in climi di alta montagna, ovvero sia clima temperato e caldo di giorno, ma molto più freddo di notte. Il freddo sulle piante ha lo stesso effetto dell'ombreggiatura, ovvero si rallenta il metabolismo della pianta. Quindi avere periodi di più freddi durante la maturazione delle ciliegie permette alla pianta di immagazzinare maggiori composti chimici nel seme che poi daranno luogo a composti chimici e volatili qualitativamente migliori che saranno rilevabili in tazza. La composizione chimica che ho iniziato ad accennare in questo momento del chicco di caffè verde la si ritrova nella tabella pagina 23 del manuale e che riporta le famiglie chimiche più importanti del chicco di caffè verde e di come queste poi si trasformano nel chicco tostato. La caffeina, come vedete, sostanzialmente in differenza tra arabica robusta, la caffeina è circa la metà di quella contenuta nell'arabica rispetto alla robusta e rimane pressoché invariata nei chicchi tostati. La trigonellina, come vedete, diminuisce nel chicco tostato. I carboidrati anche, e si passa da circa una media del 52%, 51-52% a una media del 40% sul tostato. Gli acidi clorogenici diminuiscono molto, i lipidi si diminuiscono, aumentano un pochino, ma sostanzialmente rimangono inalterati, gli amminoacidi diminuiscono. Gli acidi organici, come vedete, in realtà aumentano o rimangono uguali. Le melanoidine non esistono nel caffè verde, ma si creano durante la tostatura. Aromi volatili assolutamente più complessi e molto più numerosi nel caffè tostato. E le ceneri e i minerali sostanzialmente rimangono uguali, c'è un leggero aumento, ma perché in realtà c'è anche una perdita di peso sul caffè tostato. Mi preme sottolineare in particolare in questa sessione di presentazione di tutorial soprattutto due elementi, direi tre elementi chimici importanti che fanno la differenza tra il caffè verde e il caffè tostato, ovvero sia il contenuto di carboidrati,
di proteine sotto forma di amminoacidi e lipidi. Durante la tostatura ci sono delle reazioni chimiche importanti che intervengono grazie al calore fornito al chicco nella tostatrice e in particolare avvengono le reazioni di Maillard. Queste reazioni di Maillard sono delle reazioni molto complesse, iniziano già attorno ai 140 gradi centigradi del chicco e proseguono fino sostanzialmente alla fine della tostatura. Le reazioni di Maillard utilizzano come elementi base per la loro prosecuzione durante la tostatura, utilizzano i carboidrati e utilizzano le proteine sotto forma di aminoacidi. La combinazione di questi due ingredienti con la reazione di Maillard, poi va bene, c'è l'acqua, poi ci sono altre cose, ma soprattutto queste, i carboidrati, e quindi gli zuccheri a catena aperta, le proteine sotto forma di aminoacidi vengono utilizzati, vengono combinati, vengono consumati durante la tostatura per dar luogo sostanzialmente a tanti prodotti, tra cui le melanoidine. E questo spiega come mai le melanoidine sono presenti nel caffè tostato ma non ci sono nel caffè verde. Le melanoidine sono anche responsabili del cambiamento di colore del chicco di caffè durante la tostatura, che da verde passa ovviamente a marrone, e sono precursori aromatici che permettono poi la produzione di tutte quelle centinaia di nuovi aromi volatili che il caffè tostato ha a fine del processo di cottura. Per quanto riguarda invece i lipidi, sono importanti perché sono dei veicoli degli aromi volatili nel momento in cui si vada a preparare la bevanda caffè. Quei lipidi che arrivano in qualche modo in tazza, anche se sono composti che non sono idrosolubili, ma che permettono in qualche modo di trasportare tanti aromi volatili che attraverso il medium della sostanza lipidica, della frazione lipidica, arrivano in tazza e si attaccano al palato nel momento in cui introduco la bevanda nella mia bocca, e che permettono il rilascio graduale degli aromi volatili nella cavità orale e che fanno sì di caratterizzare la bevanda caffè con un lungo retrogusto. I composti chimici importanti nel caffè, probabilmente quello più importante è la caffeina, e probabilmente uno dei motivi più importanti per i quali noi consumiamo caffè, ed è credo uno dei motivi più importanti per i quali il caffè è considerata la bevanda più consumata al mondo. La caffeina fa parte della famiglia degli alcaloidi, è uno stimolante del sistema nervoso ed ha numerosi effetti benefici fisiologici sul nostro fisico. Per quanto riguarda la pianta di caffè e la piantagione, la caffeina ha una funzione importante di antiparassitario. Come anche per l'uomo, la caffeina può essere letale, ovvero sia l'ingerimento in un unico momento di una dose superiore di 10 grammi di caffeina pura può provocare un arresto cardiocircolatorio sull'uomo. La medesima cosa succede sostanzialmente in piantagione, in particolare con gli insetti. Gli insetti, avendo un peso, una massa molto molto inferiore rispetto alla nostra, la quantità di caffeina contenuta nell'arabica e nella robusta sono tante volte sufficienti per far sì che l'insetto non riesca a sopravvivere all'ingerimento di quella quantità. La caffeina sembra che abbia anche un effetto leggermente non solamente antiparassitario, ma anche antifungicida nell'attacco sostanzialmente dei funghi più importanti che possono compromettere la vita della pianta. Sul carboidrati, le proteine, ho già accennato la loro funzione e la loro importanza. Gli acidi clorogenici, è importante sapere che gli acidi clorogenici sono presenti in buona quantità nel caffè verde, vengono degradati durante la tostatura, sono maggiormente presenti nella specie canefora e hanno un forte gusto amaro.
Gli acidi clorogenici, così come sono presenti nel caffè verde, non ci sono nel caffè tostato perché vengono degradati in tostatura, ma le reazioni chimiche che degradano questo composto chimico producono dei sottoprodotti che rimangono comunque amari nel caffè tostato. E sembra che questo possa essere uno dei motivi per i quali il caffè robusta e più amaro rispetto all'arabica, insieme anche con il contenuto di caffeina, perché non l'ho detto precedentemente, ma la molecola di caffeina ha un gusto fortemente amaro e in alcuni testi, compreso il nostro manuale, si ritiene che il 10% del gusto amaro della tazza di caffè della bevanda sia dovuto al contenuto di caffeina. I chicchi di caffè contengono anche una quantità di cere vegetali, sono ovviamente insolubili, noi nel nostro stomaco non riusciamo a digerirle e di conseguenza il contenuto di cere a volte, per chi ha la mucosa gastrica leggermente irritata, possono essere uno dei motivi per i quali si sente una certa acidità di stomaco o un certo fastidio alla mucosa gastrica. Le cere hanno una funzione di protezione dell'embrione e sono collocate in una sezione del chicco sulla parte superficiale. Queste cere possono venire estratte dal chicco di caffè verde, in particolare con l'utilizzo del solvente detto diclorometano, un solvente organico e tra i più utilizzati nella decaffeinizzazione del caffè, perché oltre ad avere la proprietà di poter estrarre le cere dal chicco, ha anche quella di poter estrarre la caffeina dal chicco di caffè. E forse non tutti sanno che c'è la possibilità di trovare in commercio dei caffè che sono decerati, quindi privati delle cere. Dopodiché i lipidi li ho accennati e rimangono i composti chimici aromatici e volatili che sostanzialmente sono poco presenti nel caffè verde, infatti usando un campione di caffè verde non si sentono odori particolari se non quello di prato, di erba o di vegetale, ma che sono invece assolutamente presenti in grandissima quantità nel caffè tostato. Le reazioni chimiche di Maillard che ho accennato, di caramellizzazione, di degradazione di Strecker e tutte le altre reazioni chimiche che intervengono in tostatura sono in grado di produrre nuove e in numero di centinaia di composti chimici e aromi volatili che rendono ovviamente la bevanda caffè assolutamente imparagonabile rispetto ad altri. Pensate che una tazza di caffè espresso, che è poi il metodo che è in grado di estrarre più aromi volatili rispetto ad altri metodi di preparazione del caffè, contiene circa il doppio di composti aromatici chimici di un buon bicchiere di vino rosso, per esempio. Quindi una qualcosa di utile da sapere che ci renderà più consapevoli nel momento in cui andremo a degustare la nostra prossima tazzina di caffè espresso. Bene, per questo secondo tutorial del manuale Caffè Verde in un libro terminato, spero che siano stati argomenti utili ed interessanti e per l'approfondimento di essi rimando alla lettura ovviamente del manuale.